preparerò un melone con riduzione di porto e poi c'è anche del gelato, ricetta intrigante direi. Vi presento subito gli ingredienti che utilizzo. Ho a disposizione del melone, del succo d'arancia, burro, zucchero, gelato alla crema, porto rosso, succo di limone, stecche di cannella. Passaggio necessario preparare anticipatamente è la riduzione di porto. Mi metto sul fuoco un pentolino con un pezzo di burro. Vado anche già a fuoco allegrotto, eh? Prendo un altro cucchiaio. Ah, eccolo qui, ce l'abbiamo. Non appena il burro fonde, metto lo zucchero. Con un pochino di succo di arancia, succo di limone. Ora lo lascerò caramellare nel modo più consono, lascio andare avanti ancora la cottura e gli allungherò del porto rosso non appena vedo che il colore dello zucchero diventa nocciola, color nocciola. Ora vi mostro un'altra cosa, come è bene fare per mantenere il fondo della padella pulito in modo che non si attacchi il tutto, insomma un modo carino per rimestare il caramello con gli agrumi come già ho messo prima. Prendiamo il melone. Ora mi divido il melone, voglio farne in due modi, tanto sarò veloce nell'esecuzione, quindi facciamo questo primo mezzo tagliato in questo modo e con un cucchiaio prendo una bowl dove mettere gli scarti, vado a scavarlo portando via tutti i semi. Ora, per farlo poggiare bene in piano, cerco di metterlo perpendicolare, gli faccio un taglio più dritto possibile. Ecco. Ora con anche una riccia a gelato posso fare dei piccoli pezzetti di melone e lasciarli liberi all'interno proprio del frutto stesso. Bene, ritorno sulla pentolina dove sta prendendo quel color nocciola che vi dicevo prima. A questo punto mi sposto lateralmente fuori dal fuoco, prendo il porto e lo verso dentro, facendo attenzione che potrebbe schizzare un pochino in qua e là il caramello. È inutile che vi dica quanto è alta la temperatura del caramello. Poi non si fredda neanche mai, è incredibile. Bene, messo il porto all'interno di questo caramello con gli agrumi che ho fatto, posso anche abbassare e aspetto che esso si riduca diventando anche abbastanza denso. Metto il melone
sul piatto, dove tra poco metterò anche il gelato e la riduzione di porto. Ovviamente il gelato l'ho messo in frigorifero affinché mi si mantenga bello freddo. Quest'altra parte di melone lo vado a svuotare, facendo un foro qui dall'alto, e poi porto via tutti i semini all'interno. Ora stessa cosa anche per questo. Bene, e lo mettiamo dentro di una coppa. Qui quest'altra parte invece di melone che mi era rimasta prima la preparerò in un altro modo ancora, così evviva, vi do parecchie idee tutte su una volta. Scegliete voi poi come servirlo ai vostri ospiti. Un coltello più piccolo, più sottile. Mi controllo e metto il gelato sopra al tutto e chiudo così. Il piatto, benissimo. Non so come, ma non riesco a rispettare i tempi a mia disposizione. Quando sono qui con voi il tempo mi vola, è tiranno, direi. Mettiamo un po' di gelato sul primo. Ora il cucchiaio che mi aiuto. Andiamo anche sull'altro. Tanto la riduzione sta tirando e la verso sopra per servirla. Bene, vado sul primo. Magari procedo anche sugli altri a completamento, però per questa mia ricetta vi mando il riepilogo grafico. Spettacolo, che spettacolo e che profumo. Bene, io sto finendo di guarnire con il porto ridotto il gelato con il melone e non resta che invitarmi ai miei prossimi menù. Ciao a tutti.